Questo lo testimonia anche l'articolo del Sole 24 Ore del 6 giugno 2012 che dice esplicitamente quello che vi sto dicendo. Ossia, la Germania, quello Stato che negli anni 90 pagava su piccoli decennali il tasso di interesse che era vicino a quello nostro, non molto buono, 5,5 contro 6,1 che pagavamo noi. Oggi sta andando benissimo con l'euro. Paga un tasso di rendimento su titoli decennali del 2,3% e mentre tutti gli stati del sud Europa nascono costretti a pagare rendimenti all'aria da vendere. Gli ultimi mesi è infatti aumentato lo shock della Germania di paesi italiani ed europei a prezzi scontati. Oggi tutti i nostri settori industriali maggiori, come tutte le meccaniche di precisione, Lamborghini, Ducati e tutto l'indotto, sono completamente venduti alla Germania. Ma cos'è che sono le acciaierie di Taranto, vendute al gruppo tedesco di Krups? La Germania, dopo il 2000, balzo positivo per le bilance commerciali di 1.791 miliardi, e l'Italia, che prima aveva una bilancia di pagamento positiva di 53 miliardi, adesso ha chiuso un colpo di meno 388 miliardi. E la parte storica sull'Unione Europea meriterebbe altre due ore che guardiamo a disposizione, guardiamo il traffico. Oggi tutti i nostri problemi che viviamo, tutte le nostre disgrazie, le dobbiamo esclusivamente a questi tre signori. E chi sono questi tre signori? Sono i grandi padri fondatori dell'Unione Europea, i media tradizionali, della storiografia ufficiale, compaiono ancora come i salvatori dell'Europa. Andiamo bene prima di solo queste persone di chi facevano veramente gli interessi. Robert Schuman, Jean Monnet e l'economista François Talon. Erano tutte personalità, politici, economisti che operavano nel mondo istituzionale, economico e militare di Francia e Germania. Nel tempo che intercorreva tra le due guerre mondiali, di fatto curavano gli interessi di conglomerato di grandi aziende non mercantili franco-tedesche, in particolare i grandi gruppi di acciaio e di carbone, e non a caso l'Unione Europea nasce come trattato della CECA, che per prima istituisce un organo sovranazionale che toglie agli Stati il potere e il controllo sulle loro materie prime, per poi proseguire con tutta un'altra serie di drammatiche situazioni di sovranità fino ad arrivare agli attuali mastri di Lisbona, in cui le nostre costituzioni letteralmente sono state rese capo a spaccia. François Perrault nel 1943 come giustamente dice Paolo Valle, era un filo nazista in quanto collaborava con il regime della Francia di Vichy, era un uomo di Pétain, e diceva proprio questo, che bisognava creare una moneta che di fatto avrebbe tolto agli Stati la loro ragione d'essere. I libri dell'Alta Svezia, questi fatti storici sono evidenziati molto chiaramente. Robert Schuman nel 1927 scriveva che bisognava trovare l'Europa come nuovo ordine sociale nel quale fossero distrutti tutti i mali della società, e all'interno di questi mali c'erano tutti i diritti civili e c'era anche l'accesso gratuito alla sanità e all'istruzione. Jean Monnet è colui che ha creato il cosiddetto metodo Monnet. Nel 1952 scriveva esplicitamente che bisognava creare un superstato sovranazionale imporre il cosiddetto metodo Monnet, un metodo descritto all'interno dei documenti ufficiali dell'Unione Europea. In cosa consiste questo metodo? Consiste nel proseguire in passi irrevocabili senza coinvolgere la popolazione, senza informare la popolazione di quello che si sta facendo, nascondendo tutti questi passi di distruzione dei diritti dei popoli sotto finalità veramente economiche. Oggi, quando sentiamo Mario Draghi, dice che l'euro è irreversibile, ci sta dicendo proprio questo, mettiamo un momento, quando sentiamo Stefano Fassina, quanto oggi per esempio? 2 minuti e finito. Quando sentiamo Stefano Fassina che ci dice che dobbiamo giustamente rinunciare ai nostri diritti perché se no la Cina ci mangia, perché è una questione economica, commerciale, altrimenti vorremmo distruggere, ci sta dicendo proprio quello che diceva questo signore alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50. François Mitterrand e Jacques Attali hanno poi proseguito con il trattato di Maastricht. Jacques Attali, tra l'altro, disse in quell'occhio privato dell'Alta Wesse che
Ma cosa credeva la plebaglia europea? Che l'euro fosse stato creato per la loro felicità? Questo è quello che dicono i grandi tecnologi. Giuliano Amato, capo dell'Amato Gruppo, che ebbe compiti radari del Trattato di Lisbona, disse proprio questo. Noi abbiamo creato il Trattato di Lisbona per recepire la Costituzione europea bocciata di referendum di Francia e Olanda e far sì che fosse non comprensibile. Se fosse stato comprensibile, ci sarebbe stato un pericolo che fosse sottoposto ancora al referendum. Evitare pericolosi referendum. L'Unione Europea è stata sempre portata avanti con forte deficit democratico, contro i popoli, non per i popoli. Romano Prodi nel 2001 Financial Times, e l'euro comporterà dei problemi, comporterà delle scelte di politica che adesso, economica che adesso è pensata di proporre. Un bel giorno ci sarà una crisi, quindi il lavoro precario e tutti quei strumenti economici che loro era impossibile proporre, adesso dovranno essere accettati per forza, perché l'unica strada che abbiamo è quella di essere competitivi, è quella di esportare. Quindi basse pensioni, basse salari, lavoro precario e quant'altro. Molti, università locali, non dobbiamo stupirci che l'Europa abbia bisogno di gravi crisi per fare passi avanti. Passi avanti sono distruzione delle sovranità nazionali. È chiaro che la popolazione, il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale può essere contro queste cessioni solo quando il costo psicologico del non farle diventa insostenibile. Perché c'è una crisi in atto, più che altro. Crisi che stanno imponendo loro per distruggere noi. Helmut Kohl nel 2013, intervista rilasciata nel 2002, pubblicata solo nel 2013 dal Telegraph, un quotidiano tedesco. E avrei perso il referendum con l'euro. Nel caso dell'euro l'ho posto io, sono stato come un dittatore. Vabbè, queste sono delle testimonianze di economisti molto importanti in ambito internazionale circa il grande danno che abbiamo avuto dell'adozione dell'euro. Citiamo solo una per essere veloce, Paul Krugman, premio Nobel USA per l'economia, dice questo: che adottando l'euro l'Italia si è ridotta di fatto a una nazione del terzo mondo che deve prendere il prestito della sua valuta sui mercati di capitale. Con tutti già i dati che ciò implica. Un rapido accenno al nostro programma di salvezza economica, allora passi che noi dobbiamo fare per tornare monetariamente sovrani e salvare la nostra popolazione sono esattamente questi i principali. Dobbiamo uscire dal sistema euro. L'Italia deve cominciare fin da subito a pagare via, a passare via. I depositi in euro non devono essere convertiti, perché bisogno c'è, si possono pensare in euro. Questo farà sì che noi dovremo procurarci di lira perché dovremo pagare le tasse e le transazioni saranno in lira. Dovremo vendere di euro per procurarci di nuova valuta e questo farà sì che la lira si apprezzi, non si apprezzi. È una legge di mercato. La valuta che tu richiedi, la valuta rara che hai richiesto, si apprezza. Quella che viene svenduta, quella di cui ce n'è troppo, quella che conserva si deprezza. La lira si apprezzerà, non si deprezzerà. Il governo annuncia un piano di lavoro garantito, cosiddetto PLG, quindi assumerà, sulla base di quanto parzialmente fatto in Argentina nel 2002, assumerà tutte le forze di lavoro disponibili in settori in minima competizione con il settore privato, i lavori importanti quali le infrastrutture, i servizi, la cittadinanza, l'ambiente, la ricerca, e questo farà sì che ci siano nuovi erari che saranno spesi, che favoriranno il risollevamento del settore privato, nel quale poi i lavoratori rientreranno quando l'economia si riprende. Il governo abbandonerà le logiche distruttive neomercantili e neoliberiste che oggi stanno distruggendo anche la stessa Germania, con crescita del PIL che sono di poco superiore allo 0% e con un forte abbattimento della domanda interna. Pensate che in Germania si calcolano 5 milioni di poveri, ossia di lavoratori sottopagati che guadagnano meno di 500 euro al mese e senza alcuna tutela sociale. E il governo cesserà la spesa a deficit per sostenere il programma di lavoro garantito solo qualora raggiunga il livello di piena occupazione, quindi bassissima disoccupazione,
Toccato il punto, ma solo a quel punto, un'ulteriore spesa deficit dello Stato potrà risultare inflattiva. Il governo Padova, il cosiddetto divorzio tra Banca Italia e il Ministero del Tesoro, fece sì che noi non fossimo più sovrani nel determinare l'interesse dei nostri titoli di Stato, ma il governo voleva fare una cosa in più, una cosa molto importante e assolutamente unica nella storia recente dell'economia. Va abolire completamente l'emissione di titoli del tesoro che con i moderni sistemi monetari non servono allo Stato per finanziarsi, esattamente come anche le tasse non servono per finanziarsi. Hanno una funzione molto complessa, che adesso non ho il tempo di descrivervi, che consiste nel regolare il tasso di interesse interbancario, che è un tasso di riferimento importante e che incide anche sul tasso di interesse dei mutui e dei prestiti delle banche. Questo può benissimo essere risolto con altri strumenti in coordinamento tra Ministero del Tesoro e Banca Centrale Italiana. Ho finito, un particolare ringraziamento al nostro referente economico nazionale principale, Daniele Basci, e al giornalista Paolo Wagner, che per primo ha portato la Mozart Economics con le manizioni in Italia. Questi sono dei link importanti ai nostri siti internet principali, quindi abbiamo il sito del giornalista Paolo Badra, se volete segnarvi vi lascio aperti, il sito del movimento MMMT, un articolo nel nostro sito sul reale funzionamento delle banche commerciali, 10 buoni motivi per lasciare la mia scritto dal nostro referente Dario De Angelis e l'articolo in cui l'economista Bibice spiega esattamente come funziona la spesa in uno Stato a moneta sovrana. Dal punto di vista tecnico, il reale funzionamento, la reale funzione dei titoli di Stato e delle tasse in uno Stato a moneta sovrana. Teoria che si ritenga buona. E poi,
Catania, no? E non avevi detto, cioè, all'interno di tutto questo discorso, c'è l'idea che lo Stato sia un essere buono, cioè lo Stato sia etico. Si può fare così, cioè, tutta la verità è una cosa etica, però per esempio ci sono altri punti che dicono, beh, lo Stato è importante, ma anche l'individuo è importante, pertanto anche la libertà dell'individuo va valutata. E come per realizzare la libertà dell'individuo in un sistema economico, un merito è la cittadinanza, per esempio, cioè dare al di là di dove si vuole portare l'economia, al di là di darsi un po' di soldi agli individui, non quindi creando lavoro, ma creando reddito. C'è qualcosa di meno, secondo me. Prima io prima... Posso agganciarmi alla sua, così almeno poi rispondo a tutti i due temi. Sovranità monetaria. Un fattore importante è capire a chi appartiene la moneta, perché la moneta in una repubblica appartiene al popolo, ma in una monarchia appartiene al re, in un imperialismo appartiene all'imperatore. A chi appartiene la moneta? E mi arraccio a tutto il corso che ha fatto lui in poc'anzi, perché ci sono parecchi aspetti da tenere presenti dell'appartenenza della moneta. Solo allora riusciremo a capire in quel popolo, in quella zona, di chi è la moneta, perché altrimenti faremo solo un po' di confusione. Perché poi la moneta, a seconda delle varie situazioni, viene gestita da qualcuno, che noi li chiamiamo le associazioni delinquenziali bancarie statunitensi, dell'imperialismo capitalista statunitense, UK, che poi questi signori, guarda caso, hanno gestito la Germania per 40 anni e la stanno gestendo tuttora. E la Germania non è altro, e la BCE non è altro che un servino di questi signori. Basta, grazie, poi davvero. Ok, allora rispondo in ordine il ruolo dello Stato. Lo Stato, per definizione, non è né buono né cattivo. Deve fare esattamente il suo dovere, quello che abbiamo visto, spendere a deficit, creare lavoro in settori che siano effettivamente utili alla cittadinanza, per il bene della popolazione. Quando è che lo Stato è cattivo? È cattivo quando spende a deficit per cose che non riguardano il bene della popolazione. Abbiamo dei classici esempi. Gli Stati Uniti d'America, che vengono spesso citati a modello per la creazione dei cosiddetti Stati Uniti d'Europa, in verità sono uno Stato dittatoriale, come dice lui, perché là spendono a deficit, non per l'economia reale, spendono a deficit per arricchire quasi esclusivamente il settore bancario, un meccanismo un po' complicato che si chiama quantitative easing, che consiste nel elevare titoli del settore finanziario per quantitare riserve. Uno Stato e la moneta deve appartenere a ciascun popolo, da dove c'è un'identità popolare. Quindi noi Italia, però potremmo essere anche noi Veneto, se non mangerà forte il sentimento popolare. Perché no? Noi Italia, noi Germania, noi Francia, noi popoli, siamo noi proprietari della valuta. Noi dobbiamo eleggere un Parlamento che ci rappresenti, che gestisca questa valuta per il nostro benessere. E questo è quello che deve fare il governo, gestire la valuta per il bene della sua popolazione. Per quanto riguarda il caso specifico della Germania e della BCE, allora qui dovremmo fare una forte diversione storica, perché ci sono delle realtà storiche attualmente poco conosciute che Anna Christie nelle sue opere descrive molto bene, e sono delle realtà storiche fortemente revisioniste sull'Unione Europea, su cosa veramente ha rappresentato, al di là dell'immagine delle promozioni politiche che quotidianamente ce la descrivono. Tutto il sistema europeo nasce alla fine per gestire l'interesse delle potenze neomercantili, neocoloniali, delle grandi potenze industriali, soprattutto di Francia e Germania, che volevano sottomettere i mercati del Sud Europa, creare, come dicevano loro esplicitamente, uno stato di deviazione permanente per avere un forte esercito di disoccupati per poter sfruttare a basso reddito, per fare la ricchezza di queste grandi aziende neomercantili, soprattutto franco tedesche. E su questo impianto poi sono stati costruiti tutti i trattati che
ci pongono noi la defezione che hanno fatto sì che la Germania, in misura un po' minore anche la Francia, ne traessero beneficio. Motivo per cui noi diciamo che il sistema europeo non è riformabile, l'unica vera via per risolvere il problema è quella democratica, ossia di rappresentanza delle singole entità locali, dei singoli popoli. E c'è un'altra domanda. Dicevi un'altra cosa, il reddito di cittadinanza, no? Il reddito di cittadinanza è una misura che noi sconsigliamo perché nel momento in cui tu stai crei un reddito, ma non lo devi all'aumento di produzione, quindi all'aumento di beni prodotti, all'aumento di servizi prodotti, poi creare un fenomeno effettivo. Oggi nel momento in cui il nostro sistema industriale è quasi distrutto, è una condizione di forte crisi, aumentare la liquidità, ma non legare l'aumento delle liquidità al risollevamento del sistema industriale e del sistema di produzione di servizi pubblici può risultare effettivo, può creare pressione che erode la ricchezza che inizialmente ti ho creato per ogni spesa. Ecco perché noi, in luogo del reddito di cittadinanza, proponiamo proprio il piano dei lavori garantiti dello Stato, proprio per legare l'emissione di liquidità al lavoro, quindi a far sì che le persone anche psicologicamente si sentano bene e si sentono utili e contribuiscono al bene della popolazione, come testimoniano delle ricerche che sono state fatte in Argentina. La popolazione impiegata in queste PLG alla fine si sentiva bene e si sentiva utile alle sue gente, al suo popolo. Domanda sulla democrazia, dobbiamo ritornare al localismo in sostanza, dobbiamo ritornare ai tempi antichi, non ai tempi antichi, ma comunque detto, dobbiamo avere la democrazia, il modello della democrazia italiana e esportarla all'estero. Vedete, il problema della moneta o dell'economia della democrazia è un problema che si trascina ormai penso dall'origine dei tempi. Vorrei farvi un piccolissimo esempio. Democrazia e libertà sono legate al filo d'occhio, non può esistere libertà se non c'è democrazia. Democrazia senza libertà non può esistere. Io sono un agricoltore, ho il mio campo di patate. Coltivo le mie patate, poi il mio raccolto lo porto al mercato. Ci sono due momenti distinti. Il mercato è un luogo fisico, il mercato può essere fuori dalla porta, può essere in Australia, può essere su Saturno, è un luogo fisico. Il prezzo è un attimo di incontro di due volontà, 10 kg di patate, 10 euro, se tu va bene, ok, è fatto. Che cosa sta succedendo in Europa in questo momento? In Europa in questo momento, a mio giustissimo avviso, stanno distruggendo il campo di patate. Ma io sono un agricoltore, se mi distruggono il mio campo, distruggono la mia libertà, non sono più libero perché non posso più avere reddito e con questo reddito fare ciò che ritengo più opportuno. Secondo me sta succedendo questo in Europa. Stanno distruggendo il campo, non stanno distruggendo il mercato, non stanno distruggendo i prezzi, stanno distruggendo la nostra libertà. Con la nostra libertà stanno distruggendo la all'interno dell'Europa. Abbiamo sentito prima i due partiti, i maggiori partiti eurosettici, uno ha già dichiarato usciremo dall'euro perché cercano di salvare il campo di patate uscendo dall'euro e l'altro dice questa non è più democrazia, ci state imponendo le vostre scelte, voi che non siete stati eletti, dice una cosa corretta dal punto di vista giuridico, perché sapete che tutti i commissari europei non sono di elezione popolare, sono di diretta nomina governativa. Dobbiamo ritornare al localismo, io direi di fare il passaggio superiore. Maggiore, dal 22 al 25 maggio del 2014, noi andremo a eleggere il nostro Parlamento europeo. Non sarà più un Parlamento come abbiamo visto adesso. Abbiamo visto adesso che questo Parlamento è diviso fra vari partiti, fra vari raggruppamenti. Quando leggeremo il nuovo partito europeo dipenderà da noi fare una scelta di libertà. Dipenderà da noi scegliere gli europarlamentari che porteranno
dove si decide, dove si decidono i destini, quindi la libertà e la democrazia dei popoli europei, nel Parlamento europeo. È lì che si deciderà. Dal 22-25 maggio 2014 parleremo, daremo un voto di libertà. Mi sto chiedendo quanto vale la libertà. Chi di noi è in grado di apprezzare materialmente in euro quanto vale la libertà? A mio avviso la libertà non ha prezzo, non è discutibile, non è contrattabile. Il mio campo di battaglia, che rappresenta la mia libertà, deve essere comunque sempre a mia disposizione. Chi tocca il mio campo di patate tocca la mia libertà. Saremo chiamati a difendere la nostra libertà. Democrazia e libertà vanno sui pari passi. Dovremmo ritornare al localismo, varrà la democrazia italiana, varrà quella tedesca, la francese. Questo onestamente non lo so descrivere, non lo so dire. So sicuramente che il prossimo Parlamento sarà diverso e se il nostro prossimo Parlamento europeo non parlerà di libertà e di economia, saremo nelle condizioni peggiori di quelle che ci troviamo adesso. Prego. Qui signore, Mafia ha fatto un bel ragionamento, semplice ma lineare. Quando c'è l'imperatore, è lui che ha in mano la moneta e gestisce il sistema. Ma la democrazia, cioè quando c'è la democrazia, è il popolo che è proprietario della moneta. Adesso, in questa pseudo-democrazia, di chi è la proprietà della moneta? Dei gruppi bancari. Ma dire gruppi bancari è una non risposta. Il gruppo bancario fa capo delle persone fisiche. Quindi chi sono i signori del denaro? Quello che hanno in mano la vita e la morte di milioni di abitanti e che hanno una strategia. Perché non vuol dire, ma queste cose che voi ci avete spiegato, dove sono i ministri, i ministri, i consiglieri, eccetera, eccetera? Ne sanno ancora. Ma se ci mettessimo noi al loro posto, al posto di Van Rompuy, di Barroso, di Schulz, che dice sì, ha ragione, ma tutto, ma cazzo, sei tu al capo, allora? Perché questi mandano avanti questa truffa? Perché non sono loro, ma se ci andassimo noi al loro posto, sappiamo cosa fare, dopo due minuti cominciamo a fare le leggi giuste, ci fanno fuori, o politicamente o fisicamente, lo sapete di Kennedy, immagino, no? Capito, la sai la storia di Kennedy? Nel 1963. Già era Kennedy, che sei mesi prima stampa 9 miliardi di moneta sovrana, dove c'è scritto United States Note, non è della Federal, è esente da debito, non è più in mano al privato, che indebita il popolo dal 1913, quando la Federal, con Wilson, diventa un ente privato non statale. E se avessi dopo lo fatto, e Lyndon Johnson, il presidente che segue, prende questi 9 miliardi, non erano pochi soldi a quell'epoca, di dollari, United States Note, adesso sono rarità numismatiche, no? La collezione di e li ritira. E da allora tutti i dollari che escono dal mondo, che servono a tutto il mondo per il petrolio, per le riserve, sono di proprietà di privati, che si arricchiscono alle spalle dei popoli del mondo, perché col dollaro domina il mondo. Quindi io non mi fiderei tanto di teorie che spostano il problema ma non vanno alla radice. Non è una critica. È chiaro che l'euro è devastante e sarebbe meglio tornare alla lira come era prima del divorzio famoso dell'81, ma neanche quella lira lì è esempio da debito. Quindi alla lunga una pseudo moneta sovrana come il Giappone, come la Federal, crea sempre degli squilibri e soprattutto è assenza di democrazia. Siamo ancora in un impero camuffato. E chi sono questi imperatori malvagi che ci vogliono, che ci stanno ammazzando, ci stanno prendendo il campo di battaglia? Sono persone che hanno un obiettivo. L'obiettivo è il dominio mondiale. E volete sapere chi sono? Sto cercando di scalare il ranking. Quando vai a dire chi sono queste entità fisiche, sono 3-4 famiglie che dominano il sistema dal 1694, da quando nasce il giochino, no? La prima della guerra, sono i Rothschild, i Rockefeller, le monarchie, prima se l'impero britannico, quindi Windsor, eccetera. Ma sopra di loro c'è un'entità superiore ancora. Attenzione, non so se avete presente chi è Rothschild, chi è Rockefeller, eccetera.
Questa entità è quella che ha iniziato il giochino, vi dico una data, non è 1694, quando nasce la banca centrale dell'Inghilterra, e si strappa al re il monopolio della moneta, il privato, strappando carta, coperta da oro, il diritto del popolo. E questo sistema ha subito rivoluzioni francesi, russe, guerre mondiali, è rimasto intatto, inattaccabile per 4-3 secoli, fino al 2015. Nasce addirittura il tempo degli egiziani. La domanda non c'è. Sì, stai rispondendo. La domanda è per capire oltre, voi ci avete fatto 90, volevo dare l'ultimo 10% per avere il quadro totale della situazione. È iniziato il tempo degli egiziani e chi l'ha portato avanti in Occidente e nel mondo è il Vaticano. I Rothschild e Rockefeller sono emanazioni della Curia Vaticana, che ha iniziato questo giochino ai tempi dei Templari, l'ha proseguito ai tempi dei Gesuiti. Gli unici che si sono ribellati a questo sistema, a parte Kennedy, sono stati i grossi dittatori del passato, Napoleone, fatto fuori da una coalizione di stati finanziati dai Rothschild. Siccome ti chiudono, allora l'unica cosa che ci potrà salvare è la coscienza collettiva, che farà in modo che succederà un miracolo, perché sennò il destino dell'umanità è la terza guerra mondiale, dopo le crisi arrivano sempre guerre mondiali, o più modernamente una bella pandemia, come è previsto dai protocolli del Signore, che elimina l'85% della popolazione mondiale con un vaccino che solo i ricchi si potranno usare. Grazie mille. Volevo solo dare un dato, quello che si riferisce lui di John Fitzgerald all'ordine esecutivo 1110, secondo te la. Io vi saluto perché ormai ho la casa, grazie per aver esistito fino adesso, grazie a voi. Allora, quanto riguarda il concorso... Cioè, può essere semplice anche no. Per concludere, del Signore, mi risulta che al mondo ci sia 5 o 6 stati sovrani con moneta sovrana, non a debito, o sbaglio, di cui due in Europa. Non si chiama Islanda, non si chiama Ungheria in questo momento. Questo è una crescita. Tra poco sì, l'Ungheria già. Per un momento la troppa carne a fuoco c'è. Io volevo, la domanda è, tra il prodotto interno lordo, cioè tra il prodotto dello Stato, okay, tutto quello dell'insieme, produzione, e il debito emesso, cioè il debito, quello che lo Stato deve andare a debito, mettere bozze, però cercate di capire la differenza tra queste due cose per coprire, per fare il paese di tasse che mantenga l'equilibrio, è così sproporzionata, cioè lo Stato solo di tasse che impone l'IVA, la tassa di questo, di quell'altro, per fornire servizi, a quanto è lo sbilancio per poi dover emettere titoli di Stato per coprire le spese che poi ha? Ok, allora cerco di rispondere velocemente a tutti i punti, quindi da un punto di vista del conflattismo diciamo noi siamo molto carti. A parte che il fatto che Napoleone comunque mi pareva che anche lui fosse un grande europeista che voleva costruire un mega stato europeo distruggendo le sovranità nazionali, esattamente come un po' si sta facendo adesso, ma noi diciamo che alla fine il debito pubblico, questo materialmente in realtà il debito pubblico non esiste in tutti gli stati al momento sovrano. Gli Stati Uniti non esiste, è semplicemente una cifra contabile che sta all'interno del Ministero del Tesoro. Non è la Fed che presta soldi al Ministero del Tesoro, perché le leggi lo vietano. Le leggi degli Stati Uniti vietano al Tesoro di vendere titoli in asta primaria alla Fed. Esistono dei meccanismi di creazione del denaro molto complessi che adesso farei un po' fatica a stare qui a descrivere in due secondi, che consistono nella vendita dei titoli del tesoro a un particolare sistema privato di banche che si chiamano special depositories. È comunque un meccanismo di creazione del denaro che viene utilizzato in monopolio dal governo. Infine, le operazioni della Federal Reserve per il 90% che consistono nel prestare soldi alle banche commerciali quando loro si trovano scarse di riserve del loro sistema, oppure di realizzare operazioni di compravendita di titoli di Stato al fine di regolare il tasso di interesse nel mercato interbancario.
alla fine tutti noi eravamo moneta sovrana, noi in Italia avevamo le nostre lire che veniva ad essere il monopolio dello Stato e là però nel 1991 non potevamo più vendere i titoli nel mercato primario alla Banca d'Italia, non avevamo gli altri meccanismi, avevamo anche un conto speciale di tesoreria attraverso il quale potevamo spendere deficit rispetto alle previsioni di spesa di un 14% che era in vigore anche dopo il divorzio. Quindi praticamente tutti gli stati sovrani dotati delle loro valute del mondo spendono deficit e per loro il debito non è un altro problema, è un fatto contato. E Anapa questa spiega molto chiaramente che anche le operazioni di vendita di titoli alle banche centrali sono delle operazioni fittizie, sono le operazioni di credito fittizie, perché è un falso debito che viene ripagato con l'emissione all'infinito di altri titoli, è semplicemente un'operazione contabile fittizia, formale tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. È come dire in capitalismo, non ti fare credere, innanzitutto c'è un po' di noiare. Perché tu stai in sostanza come ti sei. Capito? Attento, non ti fare credere. Perché ti seguo? C'è un aspetto finanziario che sembra apparente, no? La Fed dà questo denaro alle banche e crea una partita di giro. Però gli interessi che si creano sul passivo, pochi o tanti che siano, sono reali. Il Giappone, le tasse che i giapponesi pagano, non è tanto per ripagare le spese dello Stato, visto che la banca centrale giapponese non ha avuto quel divorzio, ma il 50% sono interessi, capisci? Per cui non è in conto capitale, ma in conto interesse, e quello crea danni alla collettività. Non mi sembra che il popolo degli Stati Uniti d'America stia meglio del popolo europeo. Perché politicamente fanno delle scelte che sono volontarie, non è che devono pagare un baro debito, lo fanno per una questione politica, fare il bene delle finanze. Non si può definire la Federal Reserve una banca che crea la moneta sovrana con spesa deficit. Non la fai la Federal Reserve di una volta, il Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, essendo un ente che non è direttamente responsabile del risultato, si indebita nei confronti della Federal. Questo meccanismo che non esiste nella banca contratta dei meccanismi di creazione della moneta degli Stati Uniti d'America. Anche negli Stati Uniti la Federal Reserve decide la politica monetaria degli Stati Uniti d'America. La politica monetaria è proprio questa storia. Se tu oltre a rimettere la moneta decidi anche la politica monetaria, quindi le emissioni, qualsiasi altro. Ma al posto del Consiglio di Questo è quello che dovresti studiare la banca del Nord Africa, lì è una banca sovrana che non esegue, conosci com'è la vita. La banca del Nord Africa fa parte del sistema della Federal Reserve, è fuori, hanno autonomia. Ma si lega anche semplicemente sull'articolo di Mike Peter, il vostro signore ci sono le persone che lo sentito, perché ovviamente non da quello che dice Wikipedia, perché Wikipedia non è la Bibbia, e Wikipedia ovviamente. Altrimenti, come dire, la storia è maestra di vita, si ripete all'infinito. Signori,